Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona speciale dedicata al retrocomputing ed in particolar modo ad alcune retro riviste di informatica. Questa puntatona sfoglieremo insieme il numero 1 e il numero 2 del lontanissimo 1986 della rivista Super Apple. Eccolo qui il numero 1 di Super Apple in versione PDF, porta la data del gennaio 1986. Andiamo a vedere cosa c'era. L'editoriale, poi diciamo nel sommario, in cui si andava praticamente a discutere di numerosi argomenti con vari speciali, di corsi Asunder, FAQ e quant'altro. Veniamo un po', scorreremo insieme facendo un viaggio nel tempo nel lontanissimo 1986, una serie di lettere, al numero 0, numero 1 non è detto che siano proprio tutte, diciamo, vere lettere, ma probabilmente erano delle FAQ, ma comunque tutte interessanti da leggere. Articolo 1 sulle banche dati, quindi schede in modem, programmi per comunicare. Oggi diremo, diciamo, un articolo che ormai lo sanno anche Sassi, perché Internet praticamente lavora essenzialmente proprio su queste esperienze che furono gettate e incominciarono a diffondersi nel 1986, perlomeno a livello civile. Schede, modem, programmi per comunicare. Modem adesso sono stati messi in soffitta da tanti tanti anni, abbiamo tecnologia ADSL, ma diciamo che modem e accoppiatori acustici ormai sono un ricordo lontano. Comunque, diciamo, le connessioni, anche se sono cambiate, diciamo, da ADSL a fibra ottica o wireless con UMTS, praticamente mantengono le stesse, diciamo, proprietà OSI, avendo cambiato però di recente anche l'indirizzamento dall'IPv4 all'IPv6. Vediamo un po', ecco qui si dà il primo speciale con Apple Works, il primo integrato di Apple II. Indubbiamente Apple Works penso che lo conoscano un po' tutti, che ha avuto un Apple IIc, un Apple IIe, forse un po' meno un Apple II Plus, ma comunque tutti quelli che avevano un IIe o un IIc Apple Works lo hanno conosciuto. Un software veramente eccezionale. In questo articolo se ne comincia a dare un'infarinatura di base con le caratteristiche appunto dell'Apple Works, gestione a finestre di tipo testuale, c'era lo spreadsheet, un foglio di calcolo elettronico, praticamente era poco diverso se non identico a Multiplan della Microsoft, il word processor e poi il database, va bene. Accedeva, funzionava, diciamo, con gli 80 colonne, quindi era indispensabile avere, diciamo, un'espansione sul 2 per poter sfruttare appieno le 80 colonne. Qui ci si faceva fare un bilancio, né più né meno, quindi non è una novità. Spreadsheet, prova pratica e quindi tutte le, diciamo, le capacità effettive e pratiche con cui si svettava in termini di produttività personale. Pregi e difetti, quindi praticamente andiamo a vedere chi è interessato. Lo spreadsheet di Apple Works ha caratteristiche di velocità che sono molto apprezzabili proprio in regolazione al tipo di hardware che ovviamente uno ha, a differenza di altri spreadsheet che magari ci funzionavano in modo più lento e volevano requisiti un po' più pesanti. Concludendo, quindi era un software indubbiamente da avere perché senza questo non si era sufficientemente produttivi. Una delle cose che fa proprio la differenza tra il giorno e la notte tra un utente Apple e invece un utente Commodore che non aveva questi tipi di
di software, archivio fotografico. Ecco, qui siamo proprio al primordi, perché sul 2.2c non c'era niente di tutto questo, qualcosa si annusava un pochino sul Macintosh, sulle scansioni, occorrevano delle schede di digitalizzazione, cosa che oggi, diciamo, è stato tutto bypassato dalla presenza di USB, di scanner integrati nelle stampanti, tutte cose che all'epoca non c'erano, c'erano solo le stampanti, gli scanner costavano un occhio della testa, anzi due. E quindi questi sono antichi ricordi, che addirittura scanner che prendevano da pellicola, quindi siamo proprio a primordi dei primordi. Vediamo un po', poi un po' di pubblicità indubbiamente del tempo. Ecco, qui c'era la parte dedicata al Macintosh, già si riconosce, diciamo, da un'impaginatura diversa. Eccolo qui, il Macintosh Plus con le varie iconine. Oggi le icone ce l'hanno tutti, ma comunque a quell'epoca era già qualcosa veramente di innovativo per quanto derivasse questa scatolina qui della Apple. Questo è un sistema operativo che era stato clonato come funzionalità dalla Xerox. Trasferimento di immagini, ecco, trasferimento di immagini sul Macintosh, qui si spiega come era possibile fare. Tenete presente che però, diciamo, il trasferimento di immagini, però, anche se avveniva a colori, in ogni caso i monitor del Macintosh erano tutti in bianco e nero. Ecco, conto corrente con Multipla un altro spreadsheet, però questo era della Microsoft. Qui ci hanno fatto praticamente l'articolo su come, diciamo, costruirti la scheda e la staffa. Goodbye Mr. Chip, qui si parlano del futuro dei microcomputer, quindi degli sviluppi dei microprocessori, momento di potenza in cui praticamente c'era tutta la legge di Moore che doveva sostanzialmente dispiegare tutti i propri effetti. Microsoft Excel, giocare con i numeri, un altro spreadsheet che però ovviamente faceva anche grafici. Ovviamente questo era per quanto riguarda Macintosh, perché non Excel non c'era per Apple 2, ma c'era Multiplan. Vediamo un po'. Attenti a quei due. L'apparizione sul mercato a brevissima distanza di tempo, appunto, del Lotus Development e della Microsoft Core. Infatti tutti e due ebbero poi a rilasciare software in grandi quantità. Ne parlerò, ne ho anche già parlato della suite Lotus Smart Suite, un bellissimo integrato. Il disco fisso della Apple Profile, che indubbiamente era uno dei primi dischi esterni scasi. All'epoca, nel 1986, neanche si parlava di Apple 2GS, qui soltanto Apple 2, Apple 2C ed Apple 2 Plus, oltre che, diciamo, al Macintosh, che poi andremo a vedere i prezzi delle macchine del tempo, che costavano un occhio della testa. Alcune pagine sono mancanti, qui un po' di informazioni di applicazioni che potevano essere sviluppate. C'era un parecchio spazio per quanto riguarda il Macintosh. Qui andiamo a parlare di una serie di informazioni specifiche. L'articolo parla di Basic, anzi nel Pascal UCSD, in cui si andava a sfruttare un po' di informazioni. Invece qui il sonoro era sotto Basic con Pick e Pock. Ecco, qui c'era un po' di pubblicità del PC che costava 1.690.000 lire. Questo però era un compatibile, attenzione, i compatibili.
Melopoly, che poi era un gioco, anche questo Melopoly derivato praticamente dal Monopoly, ma in versione c'era sia per Apple 2 che per Macintosh. Questa era la versione per Apple 2 su un monitor, in sostanza a colori. Monitor corso di Asimil 6502, le prime punta, anzi la prima puntata, in cui si davano informazioni RAM, ROM, le locazioni e l'editor, quindi l'assembler che era presente. Pubblicità, poi c'era il Peugeottino 205, vediamo un po'. Pubblicità, eccoli i prezzi. I prezzi, levatevi l'occhio, anzi cavatevi l'occhio, un Macintosh da 128k nel gennaio del 1986 costava 5.073.000 lire e passa, quindi praticamente come una macchina, mentre il Macintosh 512k ne costava 6.002.000, quindi voglio dire, non erano sicuramente all'epoca i Macintosh dei computer per il segmento home computing. Poi un po' di periferiche, l'Apple 2C, ecco, l'Apple 2C costava 2.002.000, però c'aveva, diciamo, già 128k di RAM e il disk drive praticamente in bundle, a cui serviva soltanto un monitor. Qui si poteva mettere i vari hardware e via dicendo. Apple Works costava 495.000 lire più IVA, quindi voglio dire, il Pascal costava 531.000 lire, quindi non costavano poco, erano mazzate tremende. Il Pascal 1.2 100.300 lire, vediamo un po'. Oh, ecco, l'Apple 2 era indubbiamente, costava parecchio, ma molto meno dell'Apple 2C, perché costava 1.640.000 lire, quindi praticamente con unità video 495 e un disk drive da, che costava niente, un po' di meno che 802.000 lire, ecco, si andava già a prezzi esorbitanti. Era una macchina che poi successivamente abbassò di prezzo, e quindi un Apple 2 costava 1.600.000, il monitor 495.000 lire e il disk 2 802.000 lire. Una stampante costava 1.178.000, io la presi usata nel 1987 per 700.000 lire, quindi voglio dire, questi prezzi nuovi erano da, diciamo, da gente da ricchi. Sul mercato dell'usato poi si poteva trovare qualcosa a prezzi più umani. Indubbiamente l'Apple è sempre stata una sanguisuga, quando si compravano delle hardware Apple poi dopo si rimaneva senza una lira per parecchi anni, tutti i risparmi finivano bruciati. Ecco, questo è l'elenco degli Apple Center che all'epoca c'erano. Un po' di pubblicità, ok. Super Apple, anno 2, numero 2, 1986. Vediamo un po', ecco, la rivista per gli utenti Apple, cosa c'era nel numero 2. Andiamo a vedere l'editoriale e poi c'era, diciamo, il sommario, in cui si parlava di una varietà di argomenti con rubriche speciali di programmazione e spazi dedicati a sia Apple 2 quanto a Macintosh Plus, questa volta a Macintosh Plus, quello da 1 mega, disk drive da 3.5 che cominciavano a diciamo, uscire soprattutto per il Macintosh. E niente, vediamo questa rivista, a parte le lettere con le domande, con le varie risposte ai quesiti tecnici del tempo. Pubblicità,
CompuServe, la banca dati per tutti. Quindi negli Stati Uniti l'informazione online è un fenomeno di massa, lo testimonia il successo che stanno ottenendo i servizi informativi, in particolare le banche dati rivolte all'utenza individuale, che consentono fra l'altro di procedere a acquisti, transazioni bancarie, prenotazioni, eccetera. E qui si parla dell'esperienza della CompuServe, fondata nel 1968, e quindi si incominciava a usare quello che poi successivamente sarà internet. Questo però c'erano chiamate dirette, perché l'utente chiamava direttamente la banca dati e ancora non si parlava di point of presence o comunque di una vera e propria internet, passando dai gestori telefonici. Qui si spiega il funzionamento del modello della CompuServe e con i vari servizi, parole chiave, tutti i servizi online che potevano essere trovati. Qui un altro articolo su Apple Works dedicato a questo bello integrato. Io lo adoperai parecchio per le ricerche di scuola, accoppiato soprattutto con la mia stampante. Quando la comprai in usato, incominciai, ebbi la possibilità di stamparci ricerche in massa. Apple MLX, programma per la battitura di routine in linguaggio macchina. Ecco, questo io sinceramente non ho idea di cosa sia, perché il Apple 2 già c'aveva un compilatore già di suo, quindi non saprei bene a cosa. Forse era un compilatore, questo su Apple 2 c'era un assemblatore, pardon, quindi non saprei bene. Sì, era probabilmente un compilatore. Il gioco della vita, ecco qui i primi programmi di SimCity o comunque abbozzati a livello di cellule o di Tamagotchi, che poi diventerà il gioco molti decenni dopo. Vediamo un po', e qui si spiega come veniva simulato con i vari codici tutte queste opzioni, meiosi, scissioni e quant'altro. Veniamo un po', qui c'era il listato del programma con un pezzo di listato in codice assembler, eccolo qui. Questo era dato in esadecimale, mentre questo era quello che si vedeva dalla locazione se si pigiava L. Eccoci qua. C'era parecchia roba da scrivere. Comunque c'erano già i listati. Vediamo un po' cos'altro c'era, un po' di pubblicità. Speciale Macintosh, questa era la sezione dedicata al Macintosh, già si vedeva praticamente con la melina colorata. Questo era un pezzo particolare del Macintosh, in particolare uno speciale Macintosh Plus, il nuovo Mac e le speciali informazioni della World Conference, World Expo e il software per Macintosh. Eccoci qui. Macintosh era proprio dedicato all'editoria, perché costava, come si è visto, un botto, che ti scoiavano un occhio. Anche solo a vedere il prezzo di un Macintosh uno si girava la testa e si sentiva male, e di conseguenza poi si spiega anche perché tanta gente comprò obiettivamente Commodore 64, perché il Commodore 64 aveva un prezzo completamente diverso, non era un Macintosh, era una macchina dedicata all'editoria, ben strumentale. Questi sono pezzi di storia riguardo a cosa successe nei vari sintesi, nel questi incontri di meeting informatici in America. Quinta generazione, c'è l'aspetto APO, sono sempre i primi processori 8 bit, 16 bit, 24 bit, quindi i primi modelli vennero solo dall'87, che poi con l'Amiga 1000. MacPaint, questo per MacPaint. Microsoft File, un database per i professionisti,
questo era per Macintosh, si vede dalla mela qui nera e dai monitor in bianco e nero, gli screenshot sono relativi in bianco e nero. Si può i pulsanti con le icone. Non c'era niente di simile per Apple II, cioè c'era un database, quello del, che però aveva interfacce completamente diverse. Sono nel sub, questo forse sarà Microsoft Basic 2, vabbè questo però se uno andava convertito in Apple Soft, perché altrimenti ci si faceva poco. Questo però, questo listato era per, come si vede dai comandi, line, cioè menu erano per Macintosh. Un videogioco, come si vede, eccolo qua, che poi finiva così in bianco e nero. Obiettivamente la multimedialità del Macintosh 128K o 512 o Macintosh Plus faceva pena, era largamente inferiore a quello che si trovava anche su Apple II, Apple II chip e anche Apple II Plus, che era perfino più vecchio. Qui c'era un po' di libri, manuali, linguaggi per Apple II. Qui si continua il corso praticamente di Assembler nella seconda puntata per il 6502. La language card, questa sconosciuta. Vari listati. Andiamo un po'. Non è che uno appena approcciato all'informatica beccasse questi listati e si incominciasse a inserire, perché se uno a malapena aveva, si era comprato il manuale dell'Apple, del Basic Apple Soft, prima c'era a studiarsi bello, prima di poter capire cosa facevano questi programmi. La mappa del tesoro, questo è sarà un gioco probabilmente. Vediamo un po', giochi di ruolo. Già si vede che siamo su Apple II, perché se ci sono i colori è obiettivamente un Apple II e o da Euro Plus con un monitor a colori. Vari giochi che si trovavano. E continua il corso del monitor per l'assemblatore 6502 per altri comandi. Si parlava del microprocessore, pezzi di microprocessore. Ecco l'unidisc da 3,5 più spazio per Apple II. Anche questa periferica, come vedremo, costava un botto, quindi uno che aveva già un disk drive da 5,5 si adoperava quelli e di sicuro non pensava di andare a passare su queste periferiche qui, anche perché poi i dischi da 3,5 erano costosi, mentre quelli da 5,25 erano molto più economici, li facevano anche in Italia e uscivano anche in Italia. Vediamo un po', ecco, vediamo i prezzi. 6,5 milioni, il Macintosh Plus, qui era sparito nel frattempo il Macintosh 128, c'era il Macintosh 512 5,7 milioni, che nonostante l'uscita del Macintosh Plus non è che costasse poi meno, costava praticamente 1 milione in meno. Andiamo a vedere Apple IIc, costava 1,7 milioni. 1,7 più il monitor che costava 2,95, sì, mi sembra sia 2,95, con praticamente 1,9 milioni, quasi 2 milioni, e qualche cosina in più di 2 milioni, ci si portava a casa un Apple IIc che era già dotato praticamente di disk drive e 128k e scheda ad 80 colonne. Poi successivamente c'era da metterci, se uno la voleva, perché se voleva diventare produttivo per la scuola l'anno dopo, perlomeno entro al massimo un anno
o forse due occorreva una stampante, però diciamo si poteva trovare nel mercato delle usate a prezzi più umani. Mentre l'Apple 2, ecco qui, scese di parecchio, finì a 1.400.000. Ecco, quindi 1.400.000 un Apple 2 contro, qui costava 1.700.000, 1.400.000 più praticamente 295, si andava a 1.600.000. Poi ci si metteva un disk drive da 1.600.000. Ecco, il disk 2 costava sempre un botto, ma il e quindi no, ancora non ci siamo. Più tardi, forse può darsi ancora, questo è il listino, io comprai a giugno, quindi che ancora i prezzi erano evidentemente cari. Io pagai per un Apple 2 con un monitor 2 a fosfori verdi monocromatico, con un disk 2, unico disk 2, e una espansione di RAM da 80 colonne contemporaneamente, che comprensiva delle 64k, spesi tutto a 1.950.000. Quindi ancora diciamo questi i prezzi ancora non erano scesi. Ok, veniamo un po' altre cose. Qui c'è un elenco dei vari negozi che si potevano trovare in Toscana, e quindi praticamente niente.